scusate un po', mi è venuta anche la tosse a vedere tutte queste cose. Andiamo con questo. Andiamo con i Tap Dogs. Sì, certo, un gruppo che dopo l'esordio al Sydney Theatre Festival e l'incredibile successo. Guarda quanta gente prima, guarda quanta gente. Salutiamo, guarda, salutiamo anche quella del bar. Salutiamo il bar Nino, si giri per favore, della Riete, eccola lì. Salutiamo Giorgio, salutiamo anche la grande Hostess, guardale lì, bellissime. Bene, allora aspetta un attimo che intanto andiamo a vederci un po' di gente, no? E dopo vai con la cronostoria di questi grandi ragazzi che hanno fatto una fortuna veramente immensa con questa, con questo balletto, no? Lo conosci tu questo balletto un po'? Sì, un pochino. Bene, no? Si ecco. Battono i piedi. Ecco, allora vai un attimo con la cronostoria. Quindi, dopo l'esordio al Sydney Theatre Festival e l'incredibile successo riscosso nei più importanti teatri mondiali, sono diventati un fenomeno mondiale, volando al Festival di Edimburgo nel 95. Da allora girano il mondo, in interminabili tour, hanno partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2000, addirittura, dove si sono esibiti contemporaneamente oltre 1000 Tap Dogs reclutati da tutte le compagnie del mondo. Lo spettacolo, che reinventa il tip-tap, appunto, come possiamo vedere, ritorna sulle scene con un look totalmente nuovo, pronto a travolgere gli spettatori, con 80 minuti di pura adrenalina. Lo show è stato ideato nel 2010 dal talento di Dane Perry, ideatore e coreografo dei Tap Dogs, per celebrare il 15° anniversario della nascita della compagnia e come tributo al successo e alla grande popolarità che la danza ha raggiunto nel mondo. Gli elementi di questo successo si ritrovano negli irresistibili artisti di Newcastle, una città mineraria australiana a nord di Sydney, diretti dal coreografo Dane Perry, affiancato dal regista Nigel Triffitt e al compositore Andrew Wilkie. Il risultato è un battito incalzante e travolgente che non molla per 90 minuti, perché loro, al di là del look, sanno unire tempismo portentoso e virtuosismo perfetto e magnetismo animale decisamente erotico. Si muovono in una scenografia che si trasforma a vista da una semplice piattaforma ad un gigantesco container d'acciaio, dando al contesto un sapore d'arte post-industriale. Quindi utilizzano svariati attrezzi di supporto alle loro coreografie, come per esempio palloni da basket, elastici, tiranti estensibili, barre d'acciaio, oltre naturalmente al legno del pavimento, che percuotono con una tale energia da farlo risuonare come acciaio. È cosa veramente eccezionale, diciamo. Mega galattiche, incredibili, eccezionali. Guarda quanti aggettivi ci ho messo dentro questa settimana, cara Cristina. Bene, allora diciamo, sentiamoli un attimo, via. Coreografie sono di Dane Perry e diciamo un po' anche i nomi di questi ragazzi, vai, no? Sì. Che sono Adam Garcia, Douglas Mills, Matt Papa, Donovan Hellman, Jeff Rasmussen, Ricky Miller, Jason Lewis e Sam Marks. Se non sono proprio precisa nel pronunciarli, mi scuso, però sì. Va bene. Sono nomi stranieri, no? Come abbiamo sentito. Esatto. Comunque devo dire che sei veramente... sono dei personaggi eccezionali. Si prendono l'attenzione di tutti, veramente, con quel loro battito. Tip tap. Sì, proprio risuona. Benissimo, diciamo che siamo al Teatro Verdi di Gorizia, è stato veramente anche un grande successo, ho visto tantissima gente, tantissime bambini, ragazzi di tutta l'età, comunque notato, Voglia di battere tutto il tempo, no? Cosa dici? Per 90 faticoso, minuti. Esatto, è faticoso, eh?
Io penso che dopo un minuto sono già per terra. Bravi, eccoli là, bravissimi. Questi ragazzi, molto giovani.